Andrea, abbassi la voce, sto a far video! Andiamo, posso fare oggi, se... Ok, ciao a tutti, bentornati nel canale. Oggi, come avete capito dal titolo, anzi forse non l'avete capito bene, però ve lo dico adesso. Innanzitutto è una collaborazione con una persona molto importante che voi conoscete, che si chiama Eleonora con... Porca troia, il telefono. Stavo dicendo, non mi ricordo, con Eleonora, dal canale The Lady. Ovviamente il canale di Eleonora è qua sotto. Faremo un video a settimana dove parleremo di ciò che succede al Grande Fratello, ragazzi. È la trashaggine. Io ogni volta che lo guardo mi chiedo: ma c'è qualcosa del più trash del Grande Fratello? Cioè, guardate che a livello di trashaggine, Grande Fratello, Lady Gaga, è una cosa... paurosa. Ogni volta faremo un commento sulla puntata. Ovviamente abbiamo deciso anche una cosa: daremo determinati voti a diversi punti che vedremo poi alla fine del video. È il primo video che faccio perché alla prima puntata, e ho pure rosicato, non c'ero perché ero a ritiro a Loreto, nelle Marche. Sì, vedi il quanto è figo lo studio? Non so se avete visto, tutto bianco con la gente sotto invece che tipo così. Mi dà più senso tipo di Alessia che ha Queen, e sotto è tutta la plebaggine che tipo guarda così. E mi è piaciuta un sacco questa cosa. Poi abbiamo due presentatori nuovi. Cioè, raga, hanno messo Malgioglio e Claudio Amendola. Cioè, due mondi completamente opposti, e me levano la vita a tutti e due. Claudio Amendola, no? Quando dà una sua opinione, è un pezzo di core. Cioè, nel senso, quando fa: oh, ma che sei a dire e parla romano. Cioè, te giuro, io mi sento proprio a casa quando Claudio Amendola parla. E poi c'è Malgioglio. Cioè, raga, il modo di scherzare che c'ha Malgioglio è qualcosa di impressionante. Cioè, me leva la vita. Vi dico solo, ieri sera stavo a guardare a puntata, una certa dice: secondo me voleranno Station. Cioè, lo sapete che dice ste cose? Marco, cioè, giusto Marco dice ste cose. Devo dire, la puntata di ieri mi è piaciuta abbastanza. Cioè, alla luce che va e viene, fa come cazzo te pare, ma io non lo so, guarda. È stata una puntata piena di cose, piena di segreti per l'appunto, piena di gente. A me poi piace una cifra quando, soprattutto agli inizi, no, quando entra gente nuova, la reazione degli altri. Mi piace una cifra, ma la particolarità di questa edizione è che non ci sono più giocatori singoli, ma coppie di giocatori. Quindi è proprio una cosa nuova, capito? E sinceramente mi dà pure un po' fastidio, perché dovete pensare che all'interno di una coppia magari ti piace un elemento e l'altro no. Quindi rischia di andartene voto per un elemento che a te te sta sul cazzo. Cioè, capito? Non vanno bene queste cose. Poi, per non parlare di quanto è figa a casa. Cioè, quest'anno secondo me è proprio l'anno in cui l'hanno fatto più bella, proprio perché c'è uno stile diverso, tipo tutta sui toni del nero, grigio scuro, tutti i colori abbastanza freddi. È proprio figa, è la cosa figa che mi piace de stanno, della casa. E poi devo dire che la gente che c'è sta dentro, cioè, ne stiamo parlando anche con Eleonora, che non so più personaggi come cercava il Grande Fratello, ma quest'anno sto proprio a basare sulle persone. Anche il fatto che hanno inserito Rebecca, che è un traione, che è un trans. Adesso puntano un sacco su questa cosa, perché anche nella puntata di ieri sera hanno fatto entrare una coppia di transessuali. Non potrei capire quanto è stato difficile riuscire a capire il fatto che la donna in realtà prima era l'uomo e l'uomo in realtà prima era la donna. Una cosa che stavo guardando e che mi ha incuriosito un sacco è stata la cosa tra Lidia e Alessandro. Lidia fa parte della coppia sua e di sua sorella, perché sono due gemelle. Alessandro invece sarebbe dovuto entrare nella casa, però è finito nel garage, che sarebbe Arturo. Io ancora lo chiamo Turio, fate capire. Insieme a un'altra ragazza, diciamo che con questa ragazza, tra sta Alessandro e sta Federica, mi pare che si chiama, una cosa del genere, ci sono stati impicci, ma impicci seri. Cioè, raga, roba che dopo una settimana già è rimasta incinta questa. Lidia è l'ex ragazza di Alessandro, ma nessuno dei due aveva la minima idea che stessero tutti e due a concorrere per diventare concorrenti del Grande Fratello. Lidia è entrata subito nella casa, quindi dalla prima puntata, e Alessandro tutto questo tempo è stato nel tugurio. È successo l'incontro tra Lidia e Alessandro, perché Alessandro è entrato nella casa. Raga, a me Lidia mi ha levata via. Oh, ma sta luce, come ha visto, si è messa a fare: ah, oddio, ci credo. Che poi è stato anche strano, perché loro si sono lasciati tipo 2 anni fa, una cosa del genere. Eppure Lidia era veramente contenta di vederlo, cioè lo abbracciava e diceva: mi batte il cuore. Quindi secondo me questa sta ancora basata per lui, lo dico sinceramente. Però poi che succede? Entra pure sta Federica, quella che stava nel tugurio con Alessandro e che ci ha fatto la roba. E cosa? Tipo si mettono un po' a baccaia, cioè mi ha fatto tagliare, mi ha fatto proprio tagliare, vi giuro. Poi sono entrati altri 3 elementi, diciamo, quelli che mi sono piaciuti. Di questa mamma: ah, il caffè, grazie vita, ma se l'hai messo un po' di latte. Mi sorella che mi porta il caffè, raga. Pezzo di cuore pure lei. Sono stati Arianna e Marco, mi pare che si chiamasse, a me, la coppia dei transessuali, insomma. Mi sono piaciuti da subito, proprio per un tipo di pensiero che fanno, perché sicuramente hanno passato cose comunque difficili. Perché dovete pensare che già solamente il percorso che fa una persona per fare una cosa del genere è abbastanza pesante. Poi loro stanno concorrendo per il Grande Fratello, però in un modo diverso, perché loro praticamente dovranno nascondere 3 segreti. Arianna in realtà era Maurizio, che Marco in realtà era
non mi ricordo il nome che c'aveva la donna, però comunque che era una donna, e tre che sono sposati, perché sti due sono sposati. Se loro riescono a non far scoprire che sono sposati e che hanno questi tre segreti, se pieno 30.000 euro e se danno a casa. Quindi i concorrenti del Grande Fratello, che stanno lì già da una settimana, devono riuscire a scoprire questi segreti, altrimenti faranno vincere 30.000 euro a loro. Quindi voglio vedere mo questa settimana, come durante il daytime, come che si inventano, per inventarsi le stronzate, insomma, perché alla fine, cioè, te devi inventare stronzate per coprire una cosa del genere, perché poi se vede proprio, cioè vi giuro che sembra veramente un uomo e una donna, non si vede. E poi un'altra new entry è stata Valentina. Raga, io quando non ho visto, rimasto così. È una sleppa, è tipo alto 1,85 questa. E è una bellissima ragazza. Ovviamente lei ha fatto tipo pure, ha rappresentato l'Italia a Miss Mondo, a Miami. Quindi, cioè, per farvi capire che calibro stiamo a parlare. E insomma, c'è, cioè, sta Valentina che è qualcosa di fantastico. È una bellissima ragazza, poi molto sorridente. La vedo una ragazza abbastanza solare. Ovviamente tutti i pischelli da casa quando la vedono stanno così. Cioè, ci mancava solo la cascata al posto della saliva che gli usciva dalla bocca, perché c'è, cioè, un po' di capi umano, guardata. E vabbè, ci sta, per carità di Dio. Qui ha dato la notizia a sta Valentina che non doveva di che è fidanzata. Ma io dico, Valentina, ma mortacci tua. La particolarità invece di sta Valentina è che non è che sarà in una coppia, ma sarà in un trio con Igor, Manfredi e adesso Valentina. Quindi anche lei si ha detto, potrebbe essere un vantaggio come non potrebbe essere, perché il Grande Fratello tutto è una sorpresa. Cazzo, a me magari il Grande Fratello, re. No, Angela, stai urlando troppo, vedi? Devo dire, complessivamente questa edizione è iniziata abbastanza bene e me sta a piacere. Adesso arriviamo al punto dei voti. Ok, io e Nora abbiamo deciso di dare dei voti in base a determinati punti, come stavo di prima. E sono il vestito della Marcuzzi, Alessia, Claudio Amendola, un voto anche a Maggioio. Chi è secondo noi la coppia migliore e chi secondo noi la coppia peggiore, e la montata in generale. Ok, partiamo dal vestito. Raga, ieri sera vestita, il vestito di Alessia era una cosa penosa. Cioè, Alessia è una grandissima, è una bella donna, dico io, no? Gli hanno messo un vestito, sapete che mi ricordava? Non so perché, ma tipo a chiesa di Notre Dame. Perché c'era un vestito che mi sembrava tipo gotico, tipo da strega, tipo costume di Halloween. Non mi piaceva proprio, cioè, è come se la volessero mettere tipo risalto atroce su un bordeaux spento, con dei tagli di merda, tipo poi, tipo, e maniche erano tipo aperte, una cosa atroce, tipo a zampa d'elefante. Se potevano vedere, giuro. No, mi dispiace costumisti, sarà fa un lavoro di merda. Ad Alessia invece do un 7, perché come presentatrice, diciamo che il 7 si è guadagnato solo perché è bionda, diciamo così. E come presentatrice, diciamo che non è che mi fa impazzire tanto, cioè a me mi farebbe più impazzire una stupida vera, capito? No, una che è bionda, quindi è la tinta che la compromette. Tipo, raga, ma vi immaginate Belen a fa la presentatrice del Grande Fratello? Cioè io mi sentirei male. Quindi sì, Alessia gli do un 7, perché comunque, cioè, mi fa tagliare, nonostante tutto, sì, è abbastanza brava, ma non brava come mi piacerebbe a me. I due opinionisti, Claudio Amendola e Maggioio. Allora, io ho dato un voto abbastanza equo, nel senso che per me sono due tipi di ironie completamente diverse, due tipi di persone ovviamente diverse, cioè. Insomma, andiamo a guardare pure questi sessuali che c'hanno, voglio dire. Allora, io ho deciso di dare un 7,5-8 a tutti e due, perché li vedo abbastanza, cioè, mi piace come accoppiata, perché proprio perché sono due cose completamente diverse che si incontrano e danno opinioni che, a parte che si trovano un sacco a volte sulle cose che dicono, però pure il modo di esprimere che c'hanno, ho detto che Amendola è proprio romano, cioè, ve giuro, non so, via Quarticciolo, perché ve giuro che secondo me Claudio Amendola è nato tipo a incrocio tra Quarticciolo e l'angolo della Prenestina, capito? Devo dire, poi, sicuramente l'opinionista gay non poteva mancare, perché ci hanno sempre messo, e se ne era gay erano donne. Ma Gioia mi piace mi piace molto di più rispetto a Signorini, perché Signorini era un po' più cattivo, poi si faceva sempre i cazzi, so, stava col telefono così, no? Invece Ma Gioia lo vedo molto più attivo, molto più reattivo a puntare. Bravi. Coppia migliore, io ho scelto, nonostante anche guardando il daytime, ho scelto una coppia che è entrata l'altra sera. Anche avendo guardato il daytime e queste cose qui, ho scelto per l'appunto una coppia che è entrata nell'ultima puntata, che sono Arianna e Marco, o Arianna e Maurizio, non mi ricordo. Mi sono piaciuti un sacco, proprio per una trasparenza che c'è stata, che magari da altri non ho visto. Quindi poi io punto un sacco su di loro, perché mi sono piaciuti veramente tanto. Poi voglio vedere come se, che cosa si inventeranno alla fine per nascondere questi segreti. Poi la coppia peggiore. Raga, per me la coppia peggiore sono Igor e Manfredi. Non mi piacciono proprio, sono sfacciati, poi non so, mi sembrano un sacco calcolatori. Cioè, si mettono là a parlare di cose. Fatevi i cazzi vostri, vi vede sta cosa, mettono un'angoscia, non lo so. Da quando è che i gatti starnutiscono? Poi voglio vedere mo che cosa succederà con Valentina insieme a loro, che fa sto trio, che sai, battutine e cose. C'è sta per fatto prima, però. Per quanto riguarda la puntata, da un 7. Da un 7 perché mi piace proprio
quest'anno come vanno veloci. Cioè, vi dico solo che questa puntata è iniziata proprio così, con Arianna e Marco che entravano, quindi è molto più veloce rispetto agli anni scorsi. Succedono un sacco di cose, ma riescono a gestirsi bene la tempistica. Mi piace molto. Quest'anno il Grande Fratello, secondo me, ci riserverà sorprese veramente belle. Io vi invito ad andare a guardare il video che ha fatto Eleonora riguardo a questa puntata, a sentire anche la sua opinione. E veramente sono curioso pure io, perché ho dovuto pure io. Quindi mi raccomando, vi lascio qui sotto il link diretto al suo canale e il link diretto al video. E niente, fatemi sapere nei commenti quali sono anche i vostri voti. Io vi lascerò qua sotto nell'info box i punti ai quali abbiamo dato i voti, così se volete ce li potete scrivere. Se seguite il Grande Fratello e se lo seguite, diteci che cosa ne pensate. E se non lo seguite, perché non lo seguite? E io vi mando un grandissimo bacione, spero che il video vi sia piaciuto. E mi raccomando, pollice in su, commentate, mamma mi sta chiamando, oh mio Dio. Commentate, e se non siete iscritti, mi raccomando, qui sotto c'è quella cosa con scritto iscriviti. Cliccateci sopra e noi ci vediamo così nel prossimo video. Ciao. Amatim.